chiesa, presentiamo i goblin nel mondo di Warhammer Fantasy. Nel mondo di Warhammer Fantasy i goblin rappresentano una sottorazza rispetto a quella dei generici pelle verde e si dividono in varie categorie. A differenza dei loro cugini più grandi, gli orchi, i goblin sono caratterizzati da un colorito più chiaro, sicuramente da una minore forza fisica, che però compensano con un'astuzia ed una malvagità più elevata rispetto alla loro controparte orchesca. I goblin del mondo di Warhammer si dividono in tre grandi famiglie. Abbiamo i goblin comuni, che abitano praticamente qualsiasi luogo conosciuto del mondo di Warhammer, a prescindere dalle condizioni atmosferiche, alle condizioni climatiche. I goblin delle tenebre, che abitano in particolare i luoghi più tenebrosi del mondo di Warhammer, quindi prevalentemente le montagne e le caverne al di sotto di esse. E i goblin delle foreste, che come il nome suggerisce, vivono nelle foreste del mondo di Warhammer e hanno abbracciato la natura più primitiva del loro essere pelle verde, venerando il dio ragno e cavalcando in battaglia dei ragni giganti che appunto abitano le foreste del mondo di Warhammer. Ogni famiglia di goblin ha sviluppato le proprie peculiarità piuttosto che la differenziano dalle altre. I goblin comuni, ad esempio, hanno sviluppato un legame istintivo con i grandi lupi delle praterie del mondo di Warhammer che adesso cavalcano in battaglia, mentre i goblin delle tenebre hanno sviluppato una predilezione per gli squig di caverna, che sono delle forme di vita fungine, che loro utilizzano per preparare la terribile birra di fungo che danno ad alcuni goblin volontari che vengono gettati in battaglia roteando delle enormi palle a catena e spargendo il terrore all'interno dei ranghi avversari. I goblin delle foreste, come già dicevo, allevano dei ragni che variano di dimensioni dai piccoli ragnetti fino ai ragni grandi quanto la casa. Il tratto comune che distingue tutti i goblin però è la loro spiccata crudeltà. I goblin in realtà sono creature che non esiterebbero a pugnalarvi alle spalle due volte se ne avessero l'occasione. In realtà sono abbastanza codardi, quindi evitano lo scontro uno contro uno ben sapendo che anche un umano sarebbe facilmente in grado di sopraffarli, mentre utilizzano la loro astuzia per tendere imboscate piuttosto che per assaltare, per preparare delle imboscate e di attaccare un nemico colto alla sprovvista. Nel mondo di Warhammer esistono altre categorie di goblinoidi, quindi di cugini dei goblin. Le due più famose sono gli goblin, quindi dei goblin che sono fisicamente più grandi, ma molto più codardi, molto più pavidi, che servono i nani del caos del mondo di Warhammer, e gli ultimi sono gli gnoblar, i più sfortunati di tutti quanti i goblinoidi, che però hanno trovato dei grandissimi protettori nella razza dei regni degli ogri, fisicamente molto più prestante. Ecco, quindi se doveste capitare di viaggiare nel mondo di Warhammer, questi sono praticamente i goblin che voi potreste incontrare. Però attenzione, tutti quanti, benché molto codardi, non esiterebbero ad attaccarvi, soprattutto se più numerosi di voi, e farvi ogni genere di cattiveria e di tortura.